Magazine. Oggi parliamo della nuova stagione di prosa del Teatro Duse di Bologna e lo facciamo con Walter Mramor della direzione artistica. Walter, raccontaci le linee guida di questa stagione e dacci qualche indicazione di qualche nome, qualche spettacolo. Raccontaci. Ma le linee sono quelle della qualità, quindi è una linea, la qualità delle proposte. Noi in questi mesi lavoriamo tendendo a quello, cioè a creare una stagione che possa essere sì interessante, sì assolutamente anche piacevole, a volte anche divertente, che non dimentichiamoci l'importanza della risata, però tutto deve essere di altissima qualità. Questa è la linea principale. Veniamo da una stagione che ci ha portato molte soddisfazioni, veniamo da una stagione che ha segnato 145.000 presenze, tantissime. Credo che con queste presenze il Duse sia veramente uno dei primi teatri in Italia. 65 spettacoli sold out e il 34% di questi 145.000 persone che hanno voluto venire al Duse sono giovani under 30. E questo mi fa molto piacere perché vuol dire che il teatro si rinnova e come io penso è fondamentale per la vita di tutti e certamente è un momento speciale di condividere, di vivere lo spettacolo dal vivo dove il pubblico è una parte fondamentale. Detto questo, la prosa di quest'anno godrà di 14 titoli molto importanti, c'è un filone piuttosto significativo di classici però visti, letti in modo assolutamente contemporaneo. Penso all'Otello di Lella Costa, rivisto con Gabriele Vacis proprio attraverso come posso dire, gli eventi che ci stanno tutti i giorni tormentando. Pensiamo che nell'Otello si parla di un femminicidio. Penso al bellissimo lavoro che Alessandro Preziosi farà su Rellir, intitolato Aspettando Rellir. Penso anche a un altro Shakespeare che sarà interpretato e diretto da Filippo Timi, Amleto, ma anche a due goldoni meravigliosi, uno un poco frequentato che è Il giocatore, ma un bellissimo testo, e l'altro il signor Todero Brontolon, che avrà come protagonista Branciaroli. Anche due Pirandello molto belli, che sono il Pensaci Giacomino e il Fumati a Pascal. Oltre a questi classici anche tanta commedia, penso allo spettacolo con Vanessa Gravina, Pazza, che poi fu un film molto importante interpretato da Barbara Streisand, come penso ad un'altra Vanessa, che è Vanessa Incontrada, che torna in teatro con un nuovo titolo di un testo di Gabriele Pignotta che si chiama Ti sposo ma non troppo e che parla della crisi dei quarantenni. E poi tante altre proposte, anche una bellissima regia di Ozpetek che trasporta un suo film importante, Magnifica presenza, in teatro. Ecco, poi ci sono alcuni spettacoli fuori cartellone. Assolutamente, Slava ha accettato di festeggiare con noi il Capodanno, quindi sarà un Capodanno di magia. Per una settimana si fermerà qui Slava fino al 5 di gennaio. E poi voglio solo ricordare anche una presenza molto importante che sarà Alessandro Bergonzoni per una settimana intera col suo nuovo spettacolo. Prima fila. Magazine. Oggi parliamo della nuova stagione del Teatro Europa Auditorium che parte, anzi riparte, da numeri molto importanti registrati l'anno scorso. Filippo Vernassa, direttore artistico del Teatro Europa Auditorium. Siamo alla 48esima stagione, 115.000 persone che hanno varcato la soglia del teatro e hanno assistito
ai grandi titoli della passata stagione, siamo pronti, abbiamo ricaricato le pile, siamo pronti per presentare una nuova stagione nel segno distintivo del Teatro Europa Auditorium, quello dei grandi eventi a livello non solo cittadino, di città metropolitana, ma anche regionale. Musical, danza internazionale e tanti concerti insieme a grandi artisti italiani ed internazionali. Filippo, come al solito, ti chiedo di fare qualche nome tra i tanti che sono in cartellone. Tanti musical, grandissime novità, da Sherlock Holmes il musical, con un'interpretazione straordinaria di Neri Marco Re nei ruoli appunto del famoso detective, che dopo avremo qui con noi il produttore. Titoli internazionali, West Side Story, prodotto dal Teatro Sistina, tornerà con noi per il nono anno consecutivo Roberto Bolle col suo gala Roberto Bolle and Friends, insieme ai grandi étoiles dei teatri d'opera e delle compagnie di danza internazionali, e poi tanta musica, perché la musicalità è il segno distintivo di questo teatro, e dal concerto di Diodato, cantautore molto raffinato che amiamo molto, al tour di Luciano Ligabue, che torna a distanza di 15 anni nei teatri con Dedicata a Noi, artisti internazionali, Robert Plant in tour mondiale toccherà Bologna e sarà qui da noi a novembre, fino ad arrivare a Steve Hackett, una grande sorpresa per il Capodanno che andremo a svelare tra qualche giorno, e poi dopo Samuele Bersani, che insomma tornerà per la terza volta accompagnato da un'orchestra sinfonica di 40 elementi col suo concerto, e tanti altri appuntamenti. C'è poi quest'anno un compleanno speciale. 50 anni fa veniva inaugurata la sala del Teatro Europa Auditorium con Aggiungi un posto a tavola, che torna appunto in questa stagione. Sì, beh, è una celebrazione. Quest'anno ci celebriamo. Aggiungi un posto a tavola fa il cinquantennale, l'Europa Auditorium fa il 50 anni, è stato inaugurato, come hai detto bene tu, nell'aprile del 1975, nelle edizioni di Johnny Dorelli, Bice Valori e Paolo Panelli. Torna con un nuovo riallestimento, con una maestosa messa in scena, nei panni dei protagonisti avremo Don Silvestro in Giovanni Scifoni e poi una meravigliosa Lorella Cuccarini nei panni di Consolazione. bolognateatro.it. Dal 2009, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Approfondimenti, interviste, recensioni, aggiornamenti sui cartelloni e suggerimenti su cosa fare prima e dopo teatro. Per essere sempre aggiornato, iscriviti alla newsletter settimanale gratuita. Seguici anche su Facebook, Instagram e YouTube. Magazine. Siamo pronti a riprendere una nuova stagione di Prima Fila con un tour, come al solito, dei principali teatri di Bologna e provincia per dare uno sguardo alle loro stagioni. Oggi iniziamo con Piero Ferrarini, il direttore artistico del Teatro Deun di Bologna. Intanto ben ritrovato, Piero. Grazie a te. E allora parliamo di questa stagione. Prima di parlare della stagione, di chiederti, come al solito, le linee guida, insomma, che hai utilizzato quest'anno, hai parlato nella presentazione della stagione di una relazione aperta. Siamo pronti ad una relazione aperta, in che senso? In molti sensi è un claim, come ho detto, polisemico. La relazione è aperta nei confronti di una serie di figure e di persone che ruotano attorno al teatro. È aperta innanzitutto a quelli che sono gli artisti ospiti, che saranno gli artisti ospiti, che sono veramente quest'anno tantissimi. Pensate che avremo più di 80 titoli per complessivamente, io credo, almeno 200 giornate di spettacolo. È davvero un record notevole, e penso anche una proposta diversificata al massimo per quello che è la città di Bologna. Aperta principalmente quindi in questo senso. Noi offriamo teatro, anzi spettacolo, perché non c'è solo teatro. Il teatro è una parte della proposta che il Teatro Deun fa alla cittadinanza, al territorio, al pubblico,
è una parte, ma ne comprende molte altre, quindi è aperta in questo senso. Troverete nel cartellone del Deon, potete vedere sul nostro sito, ogni forma di spettacolo rappresentato, a eccezione forse, non so, dello spettacolo circense, ma per il resto c'è tutto, non manca niente. Prosa classica, stand-up comedy, content creator, cioè le nuove proposte che arrivano al teatro dal mondo della rete, che io guardo con estrema e particolare attenzione già da qualche anno. Ci hanno regalato artisti veramente di vaglia e uomini intelligenti. Questo per mettere a tacere chi vede nell'affermazione di internet solo un fattore negativo e squalificante da un punto di vista culturale. Questo non è vero, sta invece producendo figure che io credo veramente destinate ad avere ruoli importanti anche nella cultura italiana, soprattutto nell'ambito della divulgazione a tutti i livelli, divulgazione storica, divulgazione letteraria, divulgazione musicale, ma anche in tanti altri settori. E poi naturalmente le linee, diciamo così, i segmenti tradizionali, pure se questo termine forse non è quello più adatto, della prosa classica, del teatro per i ragazzi, per il quale Teatro Deon si impegna già da moltissime stagioni, dedicando e consacrando un numero importante di giornate attraverso la collaborazione con Fanta Teatro, e anche alcuni spettacoli musicali. La musica è entrata, diciamo, per ultima nei cartelloni del Deon. Quest'anno abbiamo comunque nomi importanti: Ron, abbiamo Franz Campi, abbiamo alcuni gruppi prog come Apparato del Golgi e poi Bologna Sound Machine. Insomma, una proposta credo interessante anche sul fronte musicale, senza dimenticare naturalmente e questo è, diciamo così, ospitato dal Teatro Deon, ma produce il Locomotive d'Argent Amico, che forse è il nome di punta della stagione. Magazine. E ora parliamo dei teatri di vita con il direttore artistico Stefano Casi. Quali sono le linee guida di questa stagione da settembre a dicembre? Teatri di vita poteva farsi sfuggire la polemica estiva delle Olimpiadi, e allora ecco che la stagione autunnale di Teatri di Vita si intitola Cromosomi teatrali, a proposito di cromosomi, pugilato, Algeria e via dicendo. E tra l'altro ci sarà anche proprio uno spettacolo dedicato all'Algeria e alla condizione delle donne, con La donna fatta a pezzi, una produzione proprio del Teatro delle Donne, da un racconto di Assia Gebar. Questo per far capire come più che il tema, gli stimoli, gli spunti, sono quelli dei cromosomi e quindi del genere. E quindi ovviamente l'identità di genere, ma anche il genere come spettacolo, un genere teatrale che si confronta con altri generi, altri linguaggi che vanno dalla letteratura, al cinema, alla musica. Quindi una stagione, chiamiamola degenerata, ecco, per rimanere in tema di generi e di cromosomi, e appunto dall'ultimo weekend di settembre, che inizia proprio con la degenerazione assoluta, visto che è un Frankenstein diretto da Ivonne Capece con la compagnia Elsinore, che unisce teatro e cinema in qualche modo, ma coinvolge anche gli spettatori con le cuffie wireless, e parla più che del mostro di Frankenstein, dell'autrice di Frankenstein, cioè Mary Shelley, che in quanto donna nell'Ottocento era, tra virgolette, mostruosa nel voler fare una cosa che una donna dell'Ottocento non poteva fare. Ecco, qui diciamo, già in questo primo spettacolo si concentrano tanti elementi, tanti spunti di questi cromosomi teatrali, che andranno avanti poi con altri spettacoli. In questa stagione avremo anche delle cose più leggere, questo lo dico perché l'ultima era abbastanza impegnativa. E quindi avremo la coppia Alessio Genchi e Innocenzo Caprioli con i due spettacoli Ridi, piangiti, ecciti e Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo, quindi degli attraversamenti sulla storia dell'umanità tra slam poetry e teatro, ma anche il pigiama party di Baladam Beside. Gli spettatori sono invitati a presentarsi in pigiama, quindi questa è un po' la cosa, ovviamente non è obbligatorio, però nelle altre
altre repliche c'erano davvero spettatori che andavano in pigiama, e questo è sicuramente molto divertente. E poi c'è l'omaggio a uno dei nostri autori di riferimento, che è Bernard Marie Coltès, quindi riprenderemo Le amarezze, che anche qui ha un... rispetto al genere ha una particolarità di coinvolgimento dello spettatore molto, appunto, molto particolare, molto originale. E sempre in tema di originalità, l'altro Coltès è Foresto, dei Babilonia Teatri, che hanno ripreso un testo di Coltès sulla diversità del migrante, lavorando su altre diversità, tra cui il linguaggio dei segni. Quindi ci sarà un attore sordomuto in scena che reciterà l'intero monologo con il linguaggio dei segni, ovviamente anche con altri linguaggi che si intersecano e così via. Ecco, questo diciamo per dare una panoramica. Poi ci sono anche altri appuntamenti, spettacoli da Dino Buzzati, da Philip Roth, ci sono altre suggestioni, però diciamo questo per dare un po' il senso di questi cromosomi teatrali. E poi anche considerando che ci sono alcune nostre repliche di spettacoli precedenti, la replica forse più eclatante è XYZ, Dialoghi leggeri tra inutili generazioni, che è uno spettacolo con 12 giovani artisti che dialogano con un politico. I politici quest'anno saranno due, perché saranno due le repliche, quindi ogni replica ha un personaggio politico di riferimento, e sono niente meno che i candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Quindi Michele De Pascale e Elena Ugolini entreranno in scena insieme a 12 giovani attori per parlare un po' di sé e di politica. Se vuoi avere sempre un posto in prima fila, c'è Prima Fila